Forte. E benvenuti a questo panel del Festival di Giornalismo. Io sono Serena Danna, lavoro per il Corriere della Sera, dove mi occupo di culture digitali per il supplemento domenicale della lettura, e devo dire che sono particolarmente contenta di moderare questo panel oggi. Vi spiego subito perché. Perché per chi come me è abituato a parlare con i teorici del digitale e a studiare tantissimi libri che riguardano le teorie, le previsioni insomma, legate a internet e alle conseguenze politiche, sociali, culturali di internet, trovarmi circondata da chi le cose le fa e non le deve prevedere, immaginare, è molto gratificante per, appunto, per un giornalista. Nel senso che oggi siamo circondati da quelli che sono i big player dell'industria dei contenuti, quindi poi c'è anche, insomma, un bravissimo collega giornalista che tutti voi conoscete, che è Vittorio Zucconi, e che spero mi aiuterà nel lavoro difficile di tirare fuori le risposte che molti di noi cercano rispetto ai temi della rivoluzione digitale. Appunto, dicevamo, i big player, quelli che questa rivoluzione la devono compiere, quelli che permetteranno un domani ai nostri figli, ai nostri nipoti, e speriamo anche a noi tra qualche anno, di sentirci veramente i protagonisti di questa rivoluzione digitale, che purtroppo in Italia viene sempre annunciata, ma ci rendiamo conto spesso che poi non si è davvero compiuta. Iniziamo, c'è alla nostra destra Marco Patuano, l'amministratore delegato di Telecom, Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky, Riccardo Cavalero, direttore generale Libri Mondadori, e Vittorio Zucconi, che tra le mille cose che fa è anche condirettore del sito di Repubblica. Io partirei da Patuano perché ovviamente si parte sempre dalle infrastrutture, e quindi possiamo appunto ipotizzare tantissime rivoluzioni di contenuti nei vari settori, dal giornalismo alla televisione ai libri, però se poi manca l'infrastruttura, se l'Italia continua ad essere, come purtroppo è, un paese in cui il digital divide, quindi il numero di persone che non hanno accesso a internet o che non hanno accesso, diciamo, a quell'internet che permette poi di scaricare libri, film e di usufruire appunto della rete per tutto quello che la rete può veramente dare, facciamo chiacchiere. Sappiamo che l'ultimo rapporto, cosiddetto rapporto Caio, presentato a gennaio riguardo all'agenda digitale, ha descritto una situazione abbastanza drammatica per l'Italia. E Telecom ha le sue responsabilità, ma ha soprattutto, diciamo, un ruolo chiave per sbloccare questa situazione, per far sì che arriviamo ai benedetti obiettivi dell'agenda digitale, cioè del 2020, anche se poi magari ci dirà lei, mi sembra che un primo obiettivo deve essere il 2016-17, non ultimi, quantomeno non ultimi. Che cosa stiamo facendo? Che cosa sta facendo Telecom Italia, e ce la facciamo ad arrivare a questi obiettivi vincenti? Buonasera a tutti. Allora, non è che voglia sempre sembrare polemico, perché giuro che non lo sono. Il rapporto Caio, se lo prendete e lo leggete, dice che la situazione, al contrario, è sì abbastanza drammatica, ma non per il profilo delle infrastrutture. Quello che dice sostanzialmente è che dal punto di vista delle infrastrutture noi oggi non siamo messi, delle infrastrutture di base, non siamo messi in modo molto diverso da altri paesi europei, mentre siamo messi in modo molto diverso dagli altri paesi europei per il livello di utilizzo di queste infrastrutture. Ovvero, ci sono alcuni dati che sono molto evocativi. Oltre il 30% degli italiani dichiara di non avere accesso ad internet perché non ne ha bisogno. E se noi pensiamo alla nostra vita di tutti i giorni, ci riesce un po' difficile capire come uno non ne abbia bisogno. Ma c'è un dato ancora più interessante. Se noi prendiamo un sottoinsieme della popolazione italiana che sono sotto i 30 anni,
Bene, sotto i 30 anni abbiamo un 8% della popolazione italiana sotto i 30 anni che dichiara di non avere bisogno di internet, che questo è ancora più sorprendente. Quindi la sua domanda è molto interessante perché parte da una affermazione che mi ha molto colpito, no? Lei ha detto partiamo dalle infrastrutture. Allora, se voi tornate con la mente indietro di qualche anno, si diceva le telecomunicazioni impresa di servizi. Allora, siamo un'impresa di servizi o un'impresa di infrastrutture? La verità è che noi siamo stati per molti anni un'impresa di servizi monoservizio, la voce. Ciao mamma, butta la pasta, sto arrivando, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto un grande passo avanti, alla voce abbiamo aggiunto l'SMS, che non è altro che la voce scritta. Però sempre di questo stavamo trattando. A questo punto l'avvento di internet prende questa infrastruttura e crea qualcosa di molto diverso. Crea la possibilità di erogare servizi molto diversi tra di loro, tra i quali anche servizi di comunicazione, prenda per esempio Skype, WhatsApp, eccetera, servizi che si pagano non sul business intrinseco, ma con business collaterali. Skype fa i soldi, non necessariamente, WhatsApp fa i soldi, non con l'invio dei messaggi, fa i soldi con la profilatura del cliente, con la vendita dei dati del cliente. Quindi si viene a generare un momento molto, molto dicotomico di chi era un'azienda di servizi che vede il proprio servizio perdere valore, perché ciascuno di voi qua dentro, se io devo comprare un cellulare solo per fare delle telefonate, un operatore vale l'altro. Se io inizio ad aver bisogno di navigazione in mobilità, di fare Facebook, di fare upload di foto, di fare altre cose, ecco che inizio ad avere bisogno di una connettività di tipo differenziale. Qual è la frontiera su cui stiamo entrando? La frontiera su cui stiamo entrando si chiama video. E si chiama video perché è diventato estremamente semplice fruire dei video in modalità ubiqua. Io non ho bisogno di essere solo a casa davanti al mio televisore, io stamattina ero a Bruxelles, cosa che ormai faccio tutte le mattine, dovunque io sia, mi guardo Sky TG24, lo metto lì, mi guardo, mi sento il rotolo delle notizie, eccetera, ed ero a Bruxelles, mi sono collegato in wifi, in 3G perché in wifi non funzionava, mi sono collegato e funzionava tutto. Prendo il giornale e dentro il giornale c'è il link video, perché insieme alla notizia c'è la video notizia e così via discorrendo. Queste infrastrutture, per supportare il video, devono essere di una nuova generazione, una generazione molto più performante. E qua usciamo per un secondo dalla tecnologia, entriamo per un minuto, le rubo un minuto, nei bisogni dell'individuo. I bisogni dell'individuo sono bisogni che iniziano a polarizzarsi perché il cliente ha una vastissima gamma di prodotti gratuiti, la cui qualità è assolutamente opinabile, e una gamma di prodotti di alta qualità che inizia a volere su tante piattaforme diverse. Siccome io mi sono abituato alla qualità che mi può dare Sky, io vado in giro e mi voglio portare con me il mio Sky. E questo te lo può dare una combinazione di reti e di servizi. Quindi, dove siamo e dove andremo? Noi siamo che circa il 65% della popolazione italiana oggi potrebbe essere servito da un collegamento a 20 mega. In realtà solo il 16% della popolazione italiana compra un collegamento a 20 mega. Perché? Perché con un collegamento a 7 mega riesco a fare molte delle cose di quella che è la mia internet di ieri. Deve sapere che io ho 3 figli adolescenti,
ho dovuto mettere a casa la fibra perché tutte le sere ce n'era uno che si lamentava che non andava internet, perché dice: come, sei capo di Telecom, non vai in... Allora gli ho messo la fibra, funziona tutto. Oggi noi abbiamo un 30% di popolazione italiana che non usa, quasi 35% di popolazione italiana che non usa internet. All'interno di questo, ben più della metà, stiamo parlando di persone senior, mia mamma per capirci, la quale non usa internet, né le interessa usare internet, ma è sicuramente interessata a una premium TV che oggi riceve attraverso satellite, domani potrà ricevere o attraverso satellite o attraverso la banda ultralarga. I nostri piani vedono al raggiungimento al 2016 di oltre il 60% della popolazione italiana in fibra, il 60% della popolazione italiana la copriremo in 4G quest'anno, arriveremo al 2016 all'80% della popolazione coperta in 4G, e ulteriori rafforzamenti delle reti 3G e delle reti ADSL tradizionale. L'obiettivo è arrivare virtualmente al 2016 con situazione di digital divide prossima allo zero. Andrea Zappia ha introdotto Patuano questo accordo che c'è stato appunto tra Telecom e Sky e che prevede appunto che a partire dal 2015 sarà possibile vedere i programmi Sky attraverso le reti ultra broadband e quelle in fibra ottica con un decoder MySky HD. E apparentemente sembra la consacrazione di Sky nel mondo mobile, nel senso dopo Sky to go e Sky online c'è un ennesimo passo verso la mobilità, quindi la fruizione mobile dei contenuti di Sky. Beh, in realtà l'accordo che abbiamo fatto con Telecom Italia fa ben di più di questo, perché punta, come diceva Marco poco fa, ad offrire un'alternativa in più per chi vuole vedere dei contenuti premium, per poterlo vedere nella loro intera bellezza, anche in alta definizione, a casa sui grandi schermi. E il vero passo in avanti è proprio questo. Voglio fare però un passo indietro, perché premesso che non è mai facile quando due aziende così grandi si mettono insieme, intanto già metterle insieme non è semplicissimo. A metterle insieme in modo tale che si crei una proposition che funziona per tutte e due, ma soprattutto funziona per il consumatore, per l'utente, è ancora più difficile. E credo che noi siamo entrambi che molto soddisfatti di questo accordo, perché sappiamo di aver messo insieme qualcosa che avrà un impatto anche importante nell'utilizzo e nella vita delle persone a casa. Dal punto di vista Sky, Marco ha espresso molto bene quello di Telecom Italia, dal punto di vista Sky, la cosa importante da capire è che noi non siamo un'azienda, come molti hanno voluto descriverci, satellitare. No? Il satellite è sempre, lo è tuttora, un eccellente mezzo per fare multicast in grande quantità, con grande efficacia, con grande efficienza, potendo portare 60-70 canali in alta definizione come oggi abbiamo. Ma la tecnologia, noi siamo agnostici dal punto di vista tecnologico. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare chi vuole vedere della buona televisione. E oggi, col lavoro che sta facendo Telecom Italia, questo è possibile anche con la fibra. Non solo, la fibra ci darà probabilmente l'opportunità di fare qualcosa di più rispetto a quello che il satellite può fare, ottimizzando già quell'aspetto ibrido che oggi abbiamo con Sky On Demand, no? Perché già oggi i nostri box funzionano in parte col satellite e in parte probabilmente con tante linee Telecom che lo collegano il box e permettono già di fare l'on demand integrando la linearità. Quindi Sky in realtà vuole essere disponibile ai suoi clienti potenziali, attuali e potenziali, in tutti i modi che il cliente ci darà. No? E se il cliente ci darà che per lui è meglio, contate che ci sono soltanto in Italia più di 1,5 milioni di case nelle quali non si riesce ad entrare con un satellite, con la parabola. No, è già pronti via, c'è un potenziale evidentemente da arrivare dal basso invece che dall'alto nel dare questo servizio. Quindi noi usciamo dal recinto del satellite, qualcuno ci ha anche definito in passato monopolisti del satellite come se il satellite fosse un mercato,
e a livello scolastico non mi è mai risultato che potesse esserlo. Entriamo invece in un mondo in cui Sky sarà disponibile appunto in più modi. L'accordo con Telecom Italia, tra l'altro, è un accordo che cerca di sfruttare ciò che di più forte entrambi abbiamo, no? Per cui noi metteremo a disposizione la nostra competenza nella user interface, nel box, in modo tale che il cliente si ritrovi, no, a casa dentro la guida elettronica Sky, e sono convinto peraltro che questo sia solo un primo passo, una serie di attività che ci porteranno peraltro, già le stiamo discutendo e anzi già le stiamo facendo con alcuni elementi sportivi, ad integrare sulla mobilità. Quindi la mobilità assolutamente è sì, molto importante, ma va ad integrare un accordo molto più forte basato proprio sulla televisione, quella che chiamiamo, no, come la televisione, quella che vediamo quando accendiamo la TV a casa. Tra un attimo poi arriveremo anche ai contenuti televisivi più adatti a questi nuovi tempi. E Riccardo Cavalero, dicevamo direttore del Libri di Mondadori, negli ultimi tempi avete chiuso degli accordi molto importanti, quello su tutti c'è stato l'acquisto di Anobi, la piattaforma di social reading, anzi diciamo così, la community di social reading che appunto Mondadori ha acquistato recentemente. Innanzitutto come sta andando? È stato un acquisto che sta già producendo dei risultati, anche perché Anobi ha una storia particolare e quando l'avete presa, diciamo, non era, aveva appunto sempre questa community molto molto forte, ma magari non era proprio una piattaforma molto evoluta, diciamo, dal punto di vista tecnico. Anobi l'ha comprata 2 mesi fa, circa un mese e mezzo fa. Anobi aveva sofferto negli ultimi 2 anni di una acquisizione, credo si possa dire, sciagurata, nel senso, era stata presa con... Nasce, questo è un errore che si fa sovente, ringrazio per il termine, è una community, nasce come community e poi dopo si cerca di trasformare in un'attività commerciale, e questo è il più grande disastro che si possa fare oggi come oggi. Quindi è stata comprata da una catena di supermercati sostanzialmente, che ha cercato di trasformarla in un'alternativa ad Amazon, questo è il concetto dietro. Noi stiamo cercando di riportarla alla vita della comunità, che è quello che ci interessa. Per quanto ci riguarda non è sicuramente un'attività commerciale, perché sennò non avremmo fatto altre cose. Oggi necessita di forti investimenti per rimettersi in piedi tecnologicamente, per migliorare l'esperienza da parte dell'utente, e l'entrare la consultazione, ha una serie di difetti che devono essere corretti. Noi abbiamo una serie di tappe di lavoro, il primo finirà a fine giugno, primi di luglio, spero saremo in condizione di poter dare già un servizio migliore ai clienti per poi andare a svilupparlo nei mesi successivi, diciamo entro Natale, riuscire ad arrivare ad avere una piattaforma che sia agevole per tutti gli utenti italiani ed esteri, perché la considerazione è che Anobi è una piattaforma molto forte in Italia, ma con la maggior parte della comunità rivolta all'estero, soprattutto sulla lingua spagnola, francese e tedesca. E come si inserisce, diciamo, nella strategia? Beh, questo ha cambiato, sì, la strategia di un editore di libri è completamente cambiata, perlomeno non so quella dei miei concorrenti, ma la nostra sicuramente è cambiata in questi anni con l'avvento del digitale. Io mi ricollegherei a quello che diceva Tobia prima, cioè siamo agnostici sulla tecnologia. Ora, la mia tecnologia è cellulosa, quindi è quella lì grosso modo, però il nostro lavoro è quello dell'editore, non è quello certamente del distributore di libri, che è un lavoro importante, interessantissimo, ma è altro da quello dell'editore. Noi ci occupiamo di consegnare delle storie, siano esse romanzi, saggistiche o altre cose, e oggi è cambiato il modo di leggere. La tecnologia, quindi l'avvento dell'ebook sostanzialmente, del formato ebook, ci permette di moltiplicare l'occasione di lettura. Ora, la lettura non è esattamente come guardare un video o fare una telefonata, richiede, ahimè, un allenamento sin dall'età giovane, e chi scrive lo sa perfettamente che non è una cosa che si improvvisa così nel corso della vita. Però, assumendo che i lettori ci siano, il compito dell'editore è quello di creare le maggiori opportunità possibili di lettura. Il fatto che oggi ci sia una storia che viene consegnata tradizionalmente in un formato che è cartaceo, che possa contemporaneamente essere usufruita in un formato ebook, e quando dico ebook non vuol dire letta su un e-reader, vuol dire averla in formato digitale,
Io la posso acquisire attraverso le piattaforme, la posso poi dopo leggere attraverso il mio smartphone, piuttosto che su un tablet, anziché un e-reader o un computer. Quindi io posseggo un contenuto, posseggo o affitto a seconda delle situazioni, un contenuto che posso leggere in qualunque momento. Vuol dire che se io oggi sono qua e c'è un ritardo nella presentazione e magari non mi sono portato il mio libro cartaceo da casa, posso andare a consultare il testo sul mio smartphone tranquillamente, che non è sicuramente il device di lettura ideale per andare a leggere 7 ore, perché poi dovrei avere un abbonamento con l'oculista, però probabilmente per 10-15 minuti mi posso intrattenere anziché annoiarmi. Quindi questo moltiplicare l'occasione di lettura per noi è importantissimo. Poi nello stesso tempo probabilmente con le cuffiette posso guardare Sky, quindi mi fa concorrenza, però questo è della vita comune. Per combattere su quello, quindi l'obiettivo di un editore è sempre quello del portare il contenuto al lettore. Parallelamente a tutta questa innovazione tecnologica cerchiamo di innovare anche sul fronte tradizionale della carta, e questi sono stati consegnati oggi, ce l'ho qui. Questa è un'altra occasione, è il modo di leggere digitale, nel senso con le dita, ovvero sia sono dei libri che vengono fatti, hanno lo specchio di lettura di un Kindle, verranno lanciati il 6 di aprile, sono fatti in carta tradizionale e ti permettono sempre di poter leggere dovunque tu sia, te li puoi portare dietro e leggi con uno specchio di lettura, insomma, più che sufficiente, è quello di un iPad sostanzialmente, di un Kobo, cose di questo genere. Quindi dal punto di vista dell'editore la cosa fantastica del digitale è che ci ha obbligati ad uscire dalla tradizione, tra virgolette, ci ha fatto pensare fuori dalla scatola per una volta e ci ha fatto ritornare al nostro lavoro vero, che è quello del consegnare le storie. Ripeto, che siano su carta o che siano in digitale è irrilevante dal punto di vista dell'editore. Cambia un po' sul fronte degli investimenti da fare, ma quello è un altro discorso e per il momento non l'abbiamo risolto. Vittorio Zucconi, lei ha... Devo. No, perché sapete che c'è questa abitudine nel mondo giornalistico di darsi del tu, no? Tu sottolinei la differenza di età, questo che... Non mi permetterei mai. Però, insomma... Ecco, lei ha un po' visto, ha cominciato questo lavoro quando? Negli anni 70? Sono ancora meravigliato dal funzionamento delle linotype e delle telescriventi. Ricordo quando ebbi la prima telescrivente a Mosca che si accendeva e mi collegava col Corriere, dicevo che miracolo, ecco. Perché mi scusi, prima devo dare un'informazione. Vittorio Zucco, perché voi ovviamente lo conoscete tutti come corrispondente, inviato, direttore di radio. Vittorio Zucconi è anche condirettore del sito di Repubblica, sì, quindi è responsabile del digitale di Repubblica. Di più, oggi diciamo molto meno, ma 16-17 anni or sono, insieme con un pioniere, Vittorio Zambardino, del gruppo, lui e io mettemmo insieme Repubblica.it e venivamo guardati come dei, insomma non dico come Galileo perché non voglio montarmi la testa, o come Cristoforo Colombo, ma presi anche un po' per il sedere. Ah, ecco, l'internet, gli interdetti ci prendevano in giro. Poi improvvisamente il nostro editore scoprì che lì c'era una miniera che si chiamava Cataweb e improvvisamente sembrammo diventare tutti ricchi. Io ho vissuto il passaggio delle tecnologie, da quelle primitive del telefono, pronto signorina, la chiamata in R, mi senti, no? A oggi, devo dire senza nessuna difficoltà. Cioè non ho trovato che il cambio del mezzo abbia cambiato il mio mestiere. Cambia certamente il modo di comunicare, soprattutto in un elemento che abbiamo forse trascurato, ed è che finalmente la comunicazione ha due sensi. Cioè non si parla più dall'alto di una torre, del muezzino, del campanile, alla plebe, per cui nel nostro mestiere non sapevamo mai in realtà voi cosa pensaste di noi. C'era una piccola casta, quella sì, di direttori, di vecchi tromboni, di giornalisti di santoni che dicevano: ah, Zucconi è bravo, Zucconi è un somaro, e la cosa finiva lì. Adesso ve lo dite voi se sono un somaro, ricevo migliaia e migliaia di post, di lettere, di sms, cretino, deficiente, devo dire non me la prendo particolarmente, a volte hanno ragione. Quindi io trovo un po' difficile queste discussioni che facciamo da tempo qui al Festival del Giornalismo sulla digitalizzazione, la comunicazione tradizionale. Trovo che sia una distinzione sempre più artificiosa tra le due cose. Trovo che ormai sia una continuità, uso una parola apposta, liquida.
Noi viviamo nel tempo della comunicazione liquida, non ancora della democrazia, e spero mai, perché io non ci credo alla democrazia liquida, ma certamente la comunicazione sì. È già stato messo nella lista dei giornalisti Beppe Grillo, non credo che ci voglia tornare, no, quindi no, si no, fermi no, subito non, qua. Non mi provocare su quello, perché sennò poi finisce male. Ma insomma c'è questo... Io mi sono accorto che era cambiato il tempo, spero di non offendervi, quando mi sono trovato in bagno, seduto sul famoso trono di porcellana, che anziché il libro leggevo un tablet. Per me il bagno, come per tanti noi, era la bibliotechina, era il santuario in cui si leggevano quei libri che magari non divertivano neanche tanto, però mentre lì quelle 5 o 10 pagine del saggio. Adesso apro il tablet, per cui leggo un po', leggo un pezzetto di libro, mi vedo un video, vedo una highlight di una partita, addirittura scrivo, pensate che orrore, qualcuno legge cose che vengono scritte mentre sei seduto sul gabinetto, terribile. Ma tutto questo è molto, anche discutere, cioè mi sembrano un po' i saggi sul sesso, no? In biblioteca ci sono migliaia di saggi sul sesso, che è una cosa complicatissima, però quasi tutti lo facciamo, cioè lo fanno anche i cani che non leggono, non partecipano a dei seminari sull'accoppiamento, lo si fa spontaneamente, c'è una crescente spontaneità nel rapporto col metodo digitale di comunicazione, della quale neppure ci accorgiamo, e che ha due ostacoli, e poi finisco, chiedo scusa, secondo me colossali. Il primo è una domanda molto semplice: chi paga? Forse perché io vivo in America, dove, come sapete, siamo brutalmente pragmatici, materialisti, ma chi paga per tutto questo? Cioè tutti voi giovani giornalisti che volete fare il blog, facciamo dei giornali online, ma chi paga? Perché non è vero che internet è gratis, qualcuno lo disse, che bello la rete è gratis, non esiste nulla di gratis, tantomeno la rete, che deve partire da infrastrutture, qualcuno lo deve pagare, e spero che non penseremo che sia lo Stato che deve pagare le infrastrutture, perché di Stato l'abbiamo visto abbastanza quali imprese ha compiuto. Quindi ricordiamoci che esiste un lago limitato, che è quello della pubblicità sostanzialmente, nel quale tutti infiliamo la cannuccia per succhiare, noi che facciamo Repubblica.it, chi fa il piccolo blog, chi fa le cose più modeste, da dove vengono i soldi, perché senza quelli il discorso finisce. E l'altro problema che a me colpisce molto è che nessuno ne parla, nessuno ne ha parlato qui questa sera. È bellissimo l'idea di essere perennemente interconnessi, probabilmente a 20 mega piuttosto che a più. Io negli Stati Uniti sono arrivato a 70, mando dei video al giornale, a Repubblica IT, video di un minuto e mezzo, quindi più o meno mi dica lei quanto è, impiego circa 13 secondi. Quando li mando da Roma, vado a prendere il caffè, faccio due chiacchiere con mia moglie, vado giù a prendere la posta, risalgo e ancora WeTransfer sta girando, forse perché non ho il massimo. Però attenzione, c'è una cosa di cui non parliamo mai e l'abbiamo visto in questi giorni. Se noi ascoltiamo tutti, tutti ci possono ascoltare. Noi dimentichiamo che il Grande Fratello esiste e noi deliberatamente accettiamo di partecipare a questo gioco, nel quale per una persona che parla e una che ascolta i ruoli si possono facilmente invertire. Abbiamo visto quello che è accaduto con Heartbleed, con l'ultimo, chiamiamolo virus per semplicità, non vogliamo discutere, l'abbiamo visto con il caso della NSA, della National Security Agency. Sapete che tutti possiamo essere ascoltati, tutti in qualunque momento, in qualunque luogo. L'unico limite è puramente tecnico, è il fatto che gli investimenti per ascoltare le comunicazioni, per controllare 60 milioni di italiani, non se li può permettere il governo italiano. Terzo, e qui davvero ho chiuso e te lo giuro, l'altra sera guardando un telegiornale, quando torno in Italia mi guardo i telegiornali, così mi viene voglia di tornare in America, vedo lo spettacolo di un processo che ricomincia, non so più se fosse Garlasco, la tragedia qui di Perugia, non ricordo perché a me le cronache nere entrano di qua e escono di là. Vedo passare un cancelliere, un impiegato del tribunale, che spingeva un catafalco pieno di cartacce, di faldoni così alto, perché bisognava rivedere le prove, i carabinieri. Ecco, quella è la vera grande barriera digitale. Il fatto che l'amministrazione pubblica italiana è rimasta all'amministrazione austro-ungarica, ma forse era meglio quella austro-ungarica, diciamo borbonica o papalina. Fino a quando non si spezzerà questa barriera tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, non si sentirà nemmeno, come diceva prima Marco, quel bisogno per tutti, per la nonna, per la zia, per la sorellina, di accedere a internet a 20, a 40, a 60, a 70 megabyte.
Quella è la vera grande barriera digitale che oggi esiste in Italia, la barriera tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, che è ancora coi faldoni legati col nastrino. Diciamo che quello che viene fuori un po'... È così. Mettendo insieme i vostri interventi... Perfetto. E diciamo la mancanza poi alla fine di cultura digitale in Italia, nel senso lei prima, adesso non mi ricordo il numero di quante persone non vogliono l'accesso ad internet appunto nel nostro paese e i casi appunto di cui parlava Vittorio Zucconi, è chiaro che in Italia c'è un problema che poi parte dalle scuole, dalle famiglie, dalla pubblica amministrazione, di un rapporto molto complicato, perché se è vero che è una cosa che naturalmente tutti facciamo, nel senso che ormai, con tutto che io conosco tantissime persone laureate che magari non utilizzano internet, per cui ognuno di noi poi magari anche addirittura in famiglia ha degli esempi di analfabeti digitali. Questo perché viviamo in un contesto che in qualche modo spinge... Perché non ne hanno bisogno. Nel momento in cui ne avranno bisogno, per forza impareranno ad adoperarla. Io di questo non ne sono assolutamente convinta. Credo che non c'è... Se l'unico modo di rinnovare la patente, come per me negli Stati Uniti, se mi voglio evitare 2 giorni di fila al comune di Washington, io vado online, gli metto la mia fotina digitale fatta col tragico selfie del computer, per cui dice così, ma non importa, e l'ho rinnovata in 30 secondi. Numero di carta di credito, certo. Qualcuno me lo ruberà naturalmente, ma pazienza, e l'ho fatto. Quindi io ho bisogno di internet per fare le semplici, certo, banali. Noi paradossalmente viviamo in un paese che ti fa credere che internet complichi le cose, non le semplifichi. Oppure che sia ancora una cosa esotica, siamo qui, internet, oddio, certo, cosa vediamo, la pornografia. Dove poi diciamo, noi giornali abbiamo anche una grande responsabilità in questo, perché molto spesso la colpa a internet. Quando io sento parlare in televisione del popolo di internet, posso dirlo in cinese, mi incazzo, come se fosse qualcosa, lui è popolo di internet, perché ha le cornina, c'ha una codina. Lui e io e me, non esiste più il popolo di internet. Vedo dei talk show che dicono come ha reagito internet alle ultime generazioni, ma come ha reagito internet? Internet siamo noi. O fare vedere le battutine, Twitter, il Photoshop, il giochino, come se fosse una cosa esotica. Una volta c'era il popolo dei fax che ce l'aveva con Arrigo Sacchi. Popolo dei fax, non so più. Chiedo scusa, porto via tempo. Però appunto un'azienda come Telecom, che mi sembra di capire da questa bella chiacchierata che appunto abbandonando poi la questione per quanto cruciale delle infrastrutture, in questo momento è anche molto concentrata sui contenuti, sui servizi, cioè su diventare anche innanzitutto un provider di contenuti, come contribuisce a fare un po' di educazione digitale in questo paese? Cioè, ha un ruolo, vuole avere un ruolo attivo in questo senso? Sicuramente partiamo dal fatto che il nostro principale sforzo in questo momento è fare infrastrutture. Noi quest'anno investiremo circa 3 miliardi di euro in Italia. Questi 3 miliardi di euro sono per circa 2 miliardi e mezzo, mezzo miliardo sono frills che girano intorno, 2 miliardi e mezzo sono reti e informatica, le reti ormai sono degli enormi computer, e informatica per far funzionare il tutto. Quindi il nostro sforzo titanico in questo momento è dare una brusca accelerata alla creazione di infrastrutture, quelle che si chiamano next generation. Io onestamente questo next generation, c'è sempre una next, per cui diciamo le infrastrutture che chiamiamo oggi fibra e quarta generazione mobile. E qui viene un grande dibattito. Guarda, io sono stato proprio stamattina, ero a Bruxelles per cercare di sfatare un mito, no? Che è il mito della diatriba perenne o della conflittualità perenne tra gli operatori di telecomunicazione e gli over the top. Che spieghiamo che cosa sono. Lo sanno tutti. Se qualcuno è qua sa cos'è un over the top, no? Quindi diciamo le aziende che forniscono accesso a contenuti su internet della più varia natura senza fornire
l'infrastruttura del sottostante, Facebook, così ci capiamo. Allora, io parto da un concetto. Se io devo vendere a te una connettività internet e non ci fosse Google, non ci fosse YouTube, non ci fosse Facebook, non ci fosse, ma perché mai me la dovresti comprare? Cioè, non c'è una minima ragione, e siccome la voce ormai per noi è diventata una commodity, come tutte le commodity faccio fatica a differenziarmi in termini qualitativi. Allora, la partita con gli over the top è una partita di quella che si chiama co-petition, quindi su alcune cose noi siamo in cooperazione, su alcune cose siamo in competizione. Il tema del mondo di internet, sentivo parlare prima termini che a chi lavora a contatto con la rete sono molto familiari, il concetto di liquido, no? Ti faccio un paio di esempi perché bisogna dissacrare un po' la cosa. I miei figli erano perennemente arrabbiati e non volevano andare a trovare mia madre perché a casa della nonna non c'era il wifi e quindi non si vede, a casa della nonna era una palla sostanzialmente. I nipotini vengono. Allora io sono dovuto. 70 mega, per loro. Dovuto andare, ma mia mamma è più vecchia, per cui devo dire, adesso è meno male che speriamo che non mi senta, però. Fatto sta che un bel dì la domanda che ci siamo posti è: i bisogni, perché mai dovrebbe servirti? Allora, mia mamma vive nel nord Italia, zona tendenzialmente di brutto tempo, e il non andarsi a comprare il giornale, mia madre vive di lettura, il non andarsi a leggere sul tablet per lei era un grande valore aggiunto, e quindi si prende l'iPad. E dopo un po' che inizio a usare l'iPad, mi dice, cioè i nipoti la guardano e dice: no, ma usi l'iPad? E dice: sono mica scema. Il che è una profonda verità, ovvero adesso l'altra nonna è andata su Facebook ed è diventata un incubo per tutta la famiglia perché, no, perché lei deve sapere che vede le foto dei nipoti, mette like e i nipoti si vergognano perché dice: cazzo, la nonna, cioè, e quanto di meno cool ci possa essere sul pianeta, no? La nonna che commenta un tuo post è una sfiga tremenda, no? Allora, noi dobbiamo immaginare che tutta una serie di cose diventeranno normali. Ti faccio un esempio di una cosa che non è il futuro, c'è già. Allora, ho qua Zappia. Immagina che io sono fruitore, io ho Sky, ma guardo un sottoinsieme di cose abbastanza limitate. Guardo lo sport, alcuni canali, ho un sottoinsieme di canali piuttosto limitati. Sto guardandomi una partita, prendo il mio tablet, mi collego e guardo la presence sul tablet, no? E vedo che Riccardo, pur essendoci la partita Milan-Roma, io tifoso del Milan, lui della Roma, lui non è collegato. Allora gli mando un SMS e gli dico, esatto, gli mando un SMS e gli dico: collegati che chattiamo sulla partita, perché diventa multiscreen. O cosa più interessante, vedo un film. Dico: ma sai che questo film probabilmente piace a Carlotta? Allora lo registro, so che anche Carlotta Sky, e glielo mando, perché non c'è bisogno che lei... Quanto di più social... Allora, l'ibridazione di queste cose sarà virale. E come diceva prima, non è più... Andrea prima parlava di unicast, no? Non sarà di multicast, non sarà più multicast, sarà unicast, per cui... Noi riusciremo a far dialogare le cose in modo molto migliore. Seamless, come diciamo noi. Seamless, assolutamente. Senza cuciture. Ora, quali sono i grandi acceleratori? Allora, i grandi acceleratori, dal mio punto di vista, sono quelli di cui non puoi fare a meno. Uno è la scuola. La scuola non se ne può fare a meno. Le famiglie non possono fare a meno della scuola. E tutti partono dicendo: la scuola digitale è dare un tablet agli studenti. No, questi sono studenti su Facebook, non è scuola digitale, sono studenti su Facebook. Io non so, vedo alcuni della mia generazione, più o meno, io vedo
quando osservo i miei figli, sono stupendi, no? Allora, il loro ecosistema è rappresentato dal letto, no? Il letto, sul letto si studia teoricamente, si mangia, si vedono i video, si ascolta la musica, si fa Skype, tu li puoi chiamare 100 volte, non ti sentono perché hanno le cuffie e quindi devi andare là, togliergli la cuffia e dici cazzo, ti sto chiamando da un'ora. No, e, però tutto accade su questo letto che è tra un po' tiro fuori un gatto morto perché non si sa, vivono lì dentro. No? Allora, la scuola è tante cose, la scuola è la gestione amministrativa della scuola. Io se voglio iscrivere i miei figli a scuola devo stamparmi il bollettino da internet, andare all'ufficio postale e iscriverlo. Non funziona. I miei figli fanno una scuola ad alto contenuto digitale e io ricevo le comunicazioni dei professori. Se no li cacciavi di casa. Certo. Se i figli facevano conservatori. Ricevo le comunicazioni dei professori, vedo le presenze. Hanno fatto cose stupide, hanno collegato la mensa con il profilo di mio figlio, per cui mia moglie vede cosa ha mangiato, cioè tutte cose banali, ma che sono della vita di tutti i giorni. Allora, su cosa noi stiamo lavorando? Noi stiamo lavorando sulla scuola, sulla sanità, non se ne può fare a meno la sanità digitale. Stiamo lavorando molto intensamente sull'Internet of Things, gli oggetti che iniziano a dialogare tra di loro. Stiamo lavorando con moltissima fatica sulla giustizia, digitalizzazione della giustizia, come diceva prima lei. Quasi tutte le aule dei tribunali ormai usano sistemi di videoconferenza per evitare di trasportare persone, eccetera. Stiamo lavorando sui bisogni della persona. Non abbiamo neanche la minima pretesa di coglierli tutti. Allora che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una cosa che secondo me è molto importante, la stiamo facendo anche col contributo di questo signore qua in prima fila. Noi stiamo aprendo la nostra rete attraverso delle cose che si chiamano API, API, che sono Application Protocol Interface, quindi delle regole di dialogo con la mia rete, e poi diamo a delle start-up la possibilità di usare la nostra rete. E cerchiamo di far diventare liquida l'innovazione. Abbiamo a questo punto, quanti sono le start-up? Ormai siamo a 3.000 più o meno, qualcosa del genere. Alcune muoiono dopo una settimana, qualcuna ha raccolto 50 milioni di dollari in Silicon Valley, è molto molto interessante e guarda, la palla di neve è partita, sta rotolando giù dal fianco della montagna, arriva, sicuro, arriva. Invece io volevo chiedere a Zappia una, perché dovete sapere, prima eravamo, prima di entrare qui parlavamo appunto di tutte le novità di Sky, e lui mi ha sfatato un mito, che è il mito di Netflix, che probabilmente molti di voi conoscono, che è questa piattaforma di TV in streaming americana, e si parla da un po' dell'arrivo di Netflix, che produce anche dei contenuti originali, come molti di voi conosceranno la famosa serie House of Cards, che adesso è trasmessa da Sky Atlantic, per cui parlando con Zappia si diceva appunto Sky sta facendo tantissime cose, sia sul piano appunto dei contenuti che delle piattaforme, però che cosa succederà quando poi una piattaforma come Netflix arriverà in Italia e quindi tutti potremo in qualche modo farci la nostra programmazione via internet, appunto insieme ai compiti del figlio di Patuano sul letto, potremo organizzarci lì tutti i nostri contenuti televisivi, e chiederei a Zappia di ripetere un po' quello che non mi ha convinto del tutto, però ha provato diciamo a smontare questo mito di Netflix. No, non intendo assolutamente smontare un mito, è bello che qualcuno tenga dei miti, ma Netflix è un'azienda molto pragmatica di grande successo negli Stati Uniti soprattutto, ma adesso anche in altra parte del mondo. Ma alla base di un successo c'è un business model che deve calarsi su delle realtà anche locali del mercato in cui si è, soprattutto perché oggi il mercato dei media
ha la lingua e quindi è locale per alcuni aspetti, anche se i contenuti viaggiano molto, bisogna essere doppiati laddove non siano in lingua originale, in inglese. E poi i diritti vengono venduti oggi ancora in maniera locale, quindi molti dei diritti che Netflix acquisisce negli Stati Uniti sono oggi a disposizione di altre aziende in altri paesi. Ma nello specifico in Italia esistono oggi tre fattori che credo rendono l'arrivo di Netflix non immediato. Il primo è che ce n'è già degli altri, cioè di operatori over the top che vendono contenuti audiovisivi ce n'è già 14, con diversi modelli operativi, che siano fatti in SVOD, in TVOD, quindi se lei ha voglia di vedere la sua televisione sul tablet, oggi lo può già fare, no? Incluso con un nostro prodotto che si chiama Sky Online. Ci sono prodotti con prezzi diversi, posizionamenti diversi, e quindi questo oggi c'è già. Esistono però due, credo, problematiche rispetto al modello di business americano di Netflix in Italia. E qui Zucconi può più o meno confermare quello che dirò. Il primo è che negli Stati Uniti, pronti via, non hai la televisione gratuita. No, mediamente, minimo, spendi $70-80 per un bel pacchettone basic con un cable operator o con il satellite. In Italia abbiamo oggi 86 canali free-to-air. Quindi larga parte dei contenuti di archivio, perché Netflix è partito offrendo un archivio amplissimo, no? Oggi larga parte di questi contenuti non sono on demand, ma sono disponibili, per cui gratuitamente, una cosa è se io vendo a $4.99 o $9.99 verso $70-80, no? Un'altra cosa è verso free. Verso free comunque deve esserci un valore aggiunto molto importante perché la gente cominci a farlo. Quindi la grande presenza di televisione gratuita in Italia, che è la più vasta in Europa sicuramente, crea una prima barriera. La seconda barriera è quella della demografica. Cioè, premesso che Netflix fino a poco tempo fa continuava a fare grande parte dei suoi utili col DVD fisico, no? Ma detto questo, ha fatto una divisione un paio d'anni fa, separazione in due divisioni, che il business inizialmente è completamente accorpato. Detto questo, la parte digitale è prevalentemente usata da due grandi target, che sono i giovani single, siano essi studenti o giovani lavoratori, che abitano da soli, e in seconda parte, in parte, l'integrazione delle famiglie che hanno trovato molti contenuti, soprattutto per bambini, che erano anche lì molto disponibili. In Italia ci sono già 8 canali per bambini free-to-air, cosa che non accade in nessun'altra parte del mondo. Quindi per vedere i cartoni animati, in realtà, anche Netflix o li ha più freschi, più nuovi, o fa molta fatica. Però in Italia la demografica dei giovani single, studenti, giovani lavoratori, quasi non c'è, perché purtroppo, no, tutti a casa, no? L'alto tasso di disoccupazione giovanile fa sì che le università sotto casa hanno portato, di fatto, sappiamo, a stare più a lungo in casa. E quindi anche quel target, cioè io mi ricordo quando ero in Gran Bretagna, ho lavorato per un paio d'anni là, facemmo una sessione una volta con un grande focus group a cui invitammo proprio persone più giovani che in quel momento non erano abbonate a Sky. E a queste persone abbiamo chiesto come guardavano la televisione e tutti ci hanno terrorizzato. La prima mezz'ora di focus group stavamo per dare le dimissioni e andarcene, perché tutti questi guardavano tutto online, non pagavano niente, scaricavano illegalmente, no? E dopo mezz'ora era deprimente. Poi finalmente lo psicologo da queste persone dice: quindi voi Sky non ci pensate nemmeno ad avercelo? E loro dicono: ah no, questa è un'altra cosa. Noi oggi guadagniamo poco, siamo fuori di casa, condividiamo con altri tre un appartamento, è chiaro che ci arrangiamo a guardarla su un PC in un'altra parte, ma il giorno che avremo una casa, una famiglia, è chiaro che vogliamo avere il contenuto di qualità, è chiaro che vogliamo averlo anche noi su uno schermo grande, è chiaro che vogliamo vederlo in HD, è chiaro che vogliamo registrarlo, metterlo in pausa, guardarci in un'altra stanza. Quindi in realtà ci sono cicli di vita, nella vita degli individui, che portano a una relazione con l'utilizzo dei media e della tecnologia diversi. Il tema fluidità è stato usato più volte. Esiste fortemente nell'interfaccia che l'utente ha oggi tra contenuto e le chiamiamo piattaforme. Si passa da una all'altra. Oggi, prima Marco citava il tema dell'iPad, oggi se io voglio vedermi una cosa su Sky, vado sulla guida TV, premo registra sulla mia guida TV e lui a casa manda il segnale, me lo registra sul My Sky, quando arrivo mi vedo una cosa che non avrei visto perché magari ero in macchina.
Quindi ed è solo l'inizio, perché poi potremo fare transcoding, passare da un box ad un altro, da un box a un altro device, e usarlo sempre di più. Alla base, però, vorrei solo ricordarlo che non abbiamo parlato, rimangono i contenuti. Chi paga peraltro per queste cose, no? I contenuti belli costano un sacco di soldi. La pirateria è un disastro assoluto ed è illegale, è come rubare dentro un negozio, uguale, no? Anche se lo facciamo in una camera, no, non io, però si fa in una camera e uno pensa che sia meno grave, ma è uguale a quello. Ed è soprattutto la base dell'industria di cui molti di noi lavorano, no? Perché sia che uno scriva un articolo o che produca, sia un giovane filmmaker, prima o poi vorrà remunerare il suo lavoro, non lavorerà gratis, no? E avrà bisogno che ci sia un modello di business solido. La digitalizzazione, la possibilità di usare non solo il satellite, ma il mondo di internet, credo offra una scusa in meno anche ai pirati, no? Ci consente di avere molto più velocemente, si parla prima di House of Cards, noi il Trono di Spade, Game of Thrones, l'abbiamo trasmesso day and date, il giorno dopo, gli Stati Uniti, in inglese, la settimana dopo, perché bisogna aspettare il doppiaggio, ma arrivano ormai, che gli americani poi producono mentre mandano in onda alcune volte, quindi non è che ti mandano prima le 12 puntate da doppiare. Per cui questa tecnologia ci consente di essere sempre più veloci nel mandare in onda contenuti, ma occorre la monetizzazione, perché poi alla fine, indipendentemente da internet, satellite, tablet o televisione, io cerco un contenuto che piace a me, di qualità. Torna spesso appunto questa idea della qualità del contenuto, no? Del fatto che internet nei primi anni di vita ci ha un po' abituato al fatto di poter avere tutto gratis e che poi in questo tutto alla fine i contenuti di qualità si mischiavano appunto a contenuti invece spesso mediocri. E oggi appunto sembra che la qualità, che emerge finalmente come fattore poi fondamentale, debba costare tantissimo. E a me ha colpito molto la presentazione che c'è in scrivo.me, che è la piattaforma di pop publishing di Mondadori. Voi a un certo punto scrivete: la crescita del self-publishing ha trascurato gli standard minimi di qualità, sia per la scrittura sia per la lettura. Quindi questo problema poi di qualità sta toccando anche l'editoria, cioè mi sembra una forte presa di posizione di Mondadori, come dire: ok, allora il self-publishing è una realtà, finalmente anche noi riconosciamo che è una realtà, però vi diciamo come, non come si fa, ma quantomeno... Dal nostro approccio come editori, il self-publishing è un fenomeno importantissimo. All'estero, attenzione, laddove il self-publishing si è sviluppato fortemente, il modello alla base era quello più vecchio e classico dell'editore di provincia, che ti diceva: poi ti stampo, fai il self-publishing digitale, poi però ti stampo il libro, ti costa 3.000 euro e te lo distribuisco in rete, perché il modello dei più grossi piattaforme di self-publishing al mondo rimane quello cartaceo dietro. Self-publishing per un editore invece è interessante, noi lo chiamo appositamente pop publishing, nel senso della grande massa che vi partecipa, è interessante per quello che sviluppa nel lettore. Noi crediamo che dietro chiunque voglia oggi scrivere un libro ci sia una persona che potenzialmente può leggere. Ci serve molto per sondare in questo momento i gusti del pubblico, quindi quali sono gli interessi che ci possono essere, tenuto conto che poi noi, quando poi partiamo con un libro, lo pubblichiamo un anno dopo, grosso modo. Però il problema della qualità c'è, è innegabile, purtroppo nel nostro lavoro, ma ormai in tutti, scrivere quando uno ha finito le scuole dell'obbligo e più o meno ha fatto un po' di analisi logica, pensa di essere uno scrittore, e quando arriva verso i 50 anni comincia a scrivere la sua vita, pensa di aver avuto una vita unica, che nessuno, per cui riceviamo biografie di cinquantenni, io sono in quella fase, ad alto tasso tutti i giorni. È un fenomeno che ha avuto una grandissima curva in partenza, oggi si sta abbastanza sgonfiando, serve molto all'autostima di chi scrive. Io credo che self-publishing per certi versi mette in crisi il settore degli psicologi, cioè una forma di autoanalisi utilissima. Dalla prospettiva di un editore il lavoro è diverso, è quello del dare invece, noi abbiamo a disposizione una serie di professionisti che possono essere a disposizione per dare consigli. Questo dobbiamo fare, non tanto cercare di... non si può tentare di riportare tutto all'interno di un modello di business che è quello tradizionale.
E questo è stato il grande cambiamento che ha portato il digitale nel mio settore, perlomeno in quello dell'editoria libraria. Noi eravamo veramente, come diceva lui prima, qualcuno diceva, non so chi, nella torre d'avorio, no? Noi ricevevamo i libri, lo potevamo tradurre, lasciamo perdere anche i libri italiani, dove comunque avevamo una leva molto forte che era la distribuzione fisica. Se controllavi la distribuzione fisica, potevi, diciamo, tra virgolette, determinare il successo o meno di un libro, si distribuisce o non si distribuisce. E questo è vero anche per i film da sala, è vero in tutti i settori dove c'è il pubblico coinvolto. Dall'altra parte avevamo in più il vantaggio del decidere quando avremmo tradotto un libro, quindi un grande successo internazionale, se ce l'ho io con i diritti, lo traduco quando voglio e vediamo cosa succede, quindi lo posso fare 3 anni dopo. Oggi, se io non muovo il lato B rapidamente per tradurre un libro, beh, c'è qualcuno nel mondo che lo metterà in rete gratuitamente a disposizione di tutti. Quindi questo ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare. Mi si è scivolata un'orecchia, credo. Parlerò così, mi sentite lo stesso. Quindi ha cambiato completamente il nostro modo di lavorare e il nostro modo di affrontare il ciclo produttivo. Abbiamo perso potere sostanzialmente. Da questo, se lo capiamo, nel nostro caso, nel caso di Mondadori, credo l'abbiamo capito abbastanza rapidamente, anche perché eravamo i leader nel mercato, quindi la cosa è stata piuttosto pesante da questo punto di vista. Quindi la scommessa è, in questi giorni, non è risolta e non ho la risposta. Io sono certo che l'editoria continuerà, sono certo che l'editoria libraria continuerà. La domanda di fondo è se i player fra 10 anni saranno gli stessi che ci sono oggi. Visto che sono il più grosso player in questo momento, la cosa mi interessa moltissimo. Non ho dubbi che il libro... Grazie. Gelato, però danno per la mia linea, si aiuta sempre. Può fare lei? Quindi non ho dubbi sul fatto che il libro continuerà. Il problema è chi sarà a farlo. Noi stiamo cambiando il nostro modo di lavorare, stiamo cambiando, lui mi bastonerà per la parola che uso e avrà ragione, i paradigmi su cui ci basiamo, perché assolutamente è cambiato il mondo a cui ci riferiamo. Facciamo degli esperimenti, cerchiamo di sbagliare, mi verrebbe a dire il meno possibile, in realtà di sbagliare il più possibile, perché è un territorio talmente vergine che se fai pochi errori vuol dire che stai perdendo delle opportunità. Noi siamo portati a fare molti errori, quindi ne stiamo imparando moltissimo. Manca ancora un tassello. Io mi sto occupando, nella mia posizione, del modello di business e di come mantenere, permettetemi un po' di retorica, anche i livelli occupazionali, ovviamente, no? Perché è un'azienda grossa e occupa delle persone. Il cambiamento che ci manca ancora è che non è ancora cambiata la fase creativa, ovvero sia, lo scrittore che scrive il libro lo continua a scrivere come prima, non è ancora cambiata la fase di creazione e di dietro il processo è molto più lungo per varie ragioni. Una, che sicuramente i nativi digitali sono, non sono neanche i nostri figli, sono quelli che stanno nascendo in questi giorni qua e quindi deve passare ancora del tempo. La seconda, molto più banale, è che per quanto la tecnologia vada avanti, per quanto tutto proceda, poi ci sono dei cambiamenti giuridici che sono lunghi a morire. Noi oggi lavoriamo ancora nel campo dei diritti con delle barriere nazionali che sono assolutamente inutili e da un punto di vista economico, se io editore di libri voglio cominciare a creare dei prodotti diversi, la soglia di investimento che devo fare, data la struttura classica di ripartizione dei diritti, è tale da rendere impercorribile quella strada. Oggi a me piacerebbe fare, ci sono alcune piattaforme, Oyster ad esempio, che vendono su abbonamento i libri. Sono piattaforme che, se andiamo a guardare il modello di business, è molto semplice, è crescere a dismisura per vendere tutto al signor Jeff Bezos, ma questo non è un modello di business, questa è una brillante speculazione, mi auguro che gli vada bene, ma se uno va a guardare gli economics di questi business non stanno in piedi, loro stanno pagando a HarperCollins i diritti al 100%, non può stare, ogni libro che vendono è una perdita secca, quindi non sta in piedi. Allora, c'è una distanza tra l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione, per quanto brillante possiamo essere nei nostri settori, dobbiamo aspettare che il legislatore, in questo caso il legislatore europeo, a mio modo di vedere, perlomeno nel settore dei libri, è particolarmente arretrato. Un caso molto semplice, la differenza che noi ci picchieremo il naso l'anno prossimo e rischiamo di fare un passo indietro dove Telecom potrà fare tutti gli investimenti del mondo, ma non saremo arretrati, torneremo nella preistoria, cioè la barriera dell'IVA comunitaria che l'anno prossimo porterà tutto
l'IVA, oggi si paga l'IVA in funzione del paese che fornisce il servizio, da domani si pagherà l'IVA in funzione del paese dove si usufruisce il servizio, vuol dire che noi avremo lo stesso prodotto che avrà delle IVE diverse tra i paesi. Bene, si andrà a cercare il prodotto nel paese con l'IVA più bassa. Questo poi molti non lo faranno, vuol dire solo una cosa, esploderà la pirateria, tutto questo con la benedizione della Comunità Europea. Io devo purtroppo concludere perché ho la fortuna di fare oltre... Non ci funzionano più perché è finito il tempo. Ecco, come vedete discutiamo di tecnologia, poi neanche il microfono funziona. Io ho la fortuna di fare anche radio. La radio ha il grande vantaggio che mentre si guida non la si può guardare. Per quanto abbiano cominciato con i Google Glass, ho letto le prime recensioni di Google Glass, sono tragiche. Io non credo che potrò mai avere qualche cosa che mi fa vedere contemporaneamente con gli heads up, ma non è questo il punto. Penso di essere quello chiamato a concludere perché tra mezz'ora dobbiamo cominciare la diretta del TG0. Sono amaramente contento di aver avuto ragione, perché io ho posto la domanda chi paga per che cosa e gli ultimi interventi hanno girato attorno a questo punto che è fondamentale. E allora qui però mi pongo una domanda che non è soltanto di tipo filosofico, perché ricordiamoci che internet, la rete, nasce come grande fenomeno di liberazione della conoscenza e dell'informazione. La biblioteca di Alessandria finalmente si spalanca a tutti, non più soltanto ai sapienti. Clic, 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 accederemo alla biblioteca di Harvard, a quella della Sorbona, e poi progressivamente si è scoperto che qualcuno deve pagare per tutto questo. E oggi siamo arrivati al problema fondamentale, che non è più quello del mezzo. Naturalmente Tim deve fare i suoi investimenti, naturalmente quando vengo in Italia mi sembra di fare un leggero balzo all'indietro. Oggi ero in un bellissimo ristorante, per avere il collegamento wifi ho dovuto fare 7 danze attorno a un totem, parlare col proprietario, stringergli la mano, la conosco, sono il suo lettore, mi dà la password, prego, grazie, va bene, lasciamo perdere. Ma quando parliamo del problema fondamentale sono i contenuti, ciò di cui parlava Riccardo e gli altri è un problema di contenuti, proprio perché ci sono un'enorme quantità di offerte in video, in parola scritta, in interconnessione, sono i contenuti quelli che prevarranno. E non sono nemmeno tanto d'accordo con lei quando parla del gratis e non gratis, perché proprio il suo editore, il signor Murdoch, come ha conquistato il mercato americano? Con la televisione gratis, facendo un colossale investimento nel football, il football americano, tutti ridevano dicendo ti romperai il naso, e lui attraverso la Fox ha fatto una fortuna offrendo le partite di football alla domenica gratuitamente. Da lì poi è nata una serie di cose che l'hanno portato a fare molti altri soldi. Quindi il free, cioè il gratuito, può benissimo convivere con il pay per view o con la pay TV, purché il contenuto lo giustifichi. Netflix cosa ha fatto? Ha prodotto questa serie di House of Cards che ha avuto un enorme successo, non tanto di pubblico, non esageriamo, è un grande successo di critica, ma voglio vedere il successo di pubblico. Però offre qualcosa che ti costringe a guardare Netflix. Allora tutta l'idea del futuro contenuto, quando avremo raggiunto il massimo possibile della tecnologia, sarà quello di offrire qualcosa che voi sarete obbligati a comprare se volete vedere, se volete leggere. Dovete per forza versare quei 50 centesimi, quei 10 centesimi o quelle 200 lire, se il sogno del ritorno alla lira, io faccio gli scongiuri, ma c'è chi ci spera, arriverà. E di fronte a questo... c'è un'ultima domanda con la quale vi lascio. Se parliamo del mercato dei contenuti, perché di questo stiamo parlando, di un'enorme offerta di mercato dei contenuti, ci sono due osservazioni del tutto contraddittorie. La prima è: se noi crediamo al mercato, sappiamo che alla fine prevarrà il prodotto buono. Io faccio una porcata di filmino, non una porcheria, parlo una porcata, tu invece fai una cosa meravigliosa, io sono costretto a pagare per venire a vedere il tuo film sul tuo servizio. Però dall'altra parte c'è la legge di Gresham, non di Grisham, non ti emozionare Riccardo, e come sapete la legge che dice la moneta cattiva scaccia quella buona. Io mi accorgo, frequentando fin dall'inizio i social network, perché io adoro dialogare con le persone a colpi di vaffa, me ne importa niente, mi accorgo che se io su Twitter, su Facebook scrivo il problema del fiscal compact si porrà attraverso, ricevo 3 retweet.
Se scrivo Grillo è una testa di cazzo, Berlusconi è un ladro, Renzi è un farabutto, ricevo 800 retweet. Cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo la moneta cattiva, la polemica bassa, la rissa premia. Non a caso continuate a vedere in televisione personaggi come Sgarbi, la Santanchè, Belpietro, perché è il principio della legge di Gresham, perché la moneta cattiva comunque attira. Questo è il grande dilemma che ci aspetta, non tanto tecnologico, certo anche tecnologico, non tanto di privacy, c'è anche un problema di privacy, la questione delle cartelle mediche, come sa, è fondamentale, non tanto di grandi sorelle, di grandi orecchie, di grandi fratelli, di NSA, quanto quello di contenuti. Prevarrà il meglio o il peggio in questo oceano di offerta attraverso le nuove tecnologie? Io non lo so, onestamente non ho una risposta a questo. Se la storia ci insegna qualcosa attraverso la stampa scritta, i caratteri mobili, il progresso della tecnologia, è che alla fine poi nessuno ricorda le cagate che sono state scritte nel 1921, mentre tutti ci ricordiamo dei grandi autori. Quindi voglio finire con questa speranza che non scatti la legge del peggio. Grazie. Una speranza che è sicuramente diciamo anche uno stimolo, soprattutto per chi di noi produce contenuti, poi a fare sempre di meglio, perché poi alla fine la competizione, come diceva lei giustamente, sta là. Vi ringrazio tutti, ci dicono che dobbiamo scappare perché c'è il nuovo panel, e grazie ai nostri ospiti Patuano, Zappia, Cavalera e Vittorio Zucconi.